se troviamo qualcuno. Vieni su, vieni su. Guarda, no, forse. No, ma forse c'è nessuno qua, non c'è nessuno. Forse hai ragione tu, è meglio che. Ce ne andiamo. Tutti cercano. Ma se mi stanno correndo dietro. Chi? I carabinieri. I carabinieri, ma quello là che arriva che fa tac tac tac. Quello è scemo. I carabinieri sono. Vabbè, se mi becca mia madre, che sono in giro. Tua mamma. Mia mamma. Testa così mi fa. Allora lasciamo perdere. E poi c'è il tuo nonno. Tuo nonno e mio nonno che ci cercano. Madonna, guarda, se ci beccano questi. Ci vediamo dopo. Andiamo giù. Andiamo via. Ci vediamo dopo. Venga con me, le ha detto, venga con me che dobbiamo cercare quei disgraziati che sono. Raccomandi. Metta giù il gomito. Scusa, obbedivo. Ma cosa obbedivo? Dai, dobbiamo cercare quei disgraziati Marco e Mauro che non ci sono. Marco e Mauro! Cosa hanno fatto? Ma non lo so, è arrivato un fonogramma in casa, non mi sa. Un fonogramma, porca miseria. Metta giù il gomito. Scusi, ma cosa mi scusi? Ma cosa sta salutando? Chi sta salutando? Che dobbiamo cercare quei due disgraziati. E qua non ci sono. Secondo me sono scappati. Andiamo via. Posso dire una cosa? Mi dica. Metta giù, io le spacco, lei è cretino, va bene? Lei è cretino con il cuore, venga giù, per piacere, venga. Il mal alla schiena! Olè! Dai, per piacere! Io sono il pacco cabeça, signore! Per piacere, che non. Questa è la cabeça? Questa è la cabeça. Io sono il pacco! Per piacere! È una puntualizzazione! Cosa puntualizzazione? Che stiamo cercando cosa? Sto buscando Marco e Mauro! Olè! Che stai che? Marco e Mauro! Cosa stai dicendo? Sto buscando Marco e Mauro! Ah, stai cercando Marco e Mauro! Anch'io sto cercando di mirarmi, miro! Mira, Marco e Mauro, ma non le trovo, non le trovo! No, sta un casio! No, per piacere! Olè! Dai, vamos, vieni con me, vamos sotto, andiamo. Si sono un pochino veneto. Ma che veneto? Caverna. Oh mio Dio. Oh, madame Barbero. Oh, madame Pautasso. Lo sapevi, ma come le cattura sempre? Ma perché mi hanno fatto il ponte e mi hanno tanto zampilla. Ma senta, l'ha visto Mefiel? Ma no, lei ha mica visto il mio. Ma no, ma sono se guardi... Sono tanto preoccupata che non parla neanche, non dice niente, che non dice niente, che sta cacetto, che non dice niente, che parla neanche. Allora lo stai uccidendo? No, dicevo suo figlio, non l'ho visto io. Sei neanche a me, ma guardi, se lo ciappo e tante pure botte. Cioè, guarda, c'è la tosse il mio, c'è la tosse, bisogna che lo vada a cercare. Ma andiamo a mangiare. L'artrosi. Ma tutte le volte mi fa aspettare, anche stavolta ma mi fa aspettare, guarda che aspetta, oh la schinga, sono qui, sono qui. C'è tu una mamma in ritardo. Ma che ritardo, non sono in ritardo, che sto cercando quei due deficienti. Ma chi? Ma Marco e Mauro. Ah, Marco e Mauro. Li stanno cercando tutti, non riusciamo a trovarli, che sono qua su. Quelli lì. Disgraziati, ma che bravi ragazzi che sono. Crea, ti sento, non li troviamo, questi sono scappati. Non li troviamo, e dire che quei ragazzi lì, a ben pensarci, sono comunque due ragazzi intelligenti. Belli. Alti. Muscolosi. Furbi. Ricchi. Da Marie. Simpatici. Bastardi. Già. Soprattutto quello biondo, no? Quello biondo? Sì. Ma fa vedere, no? Ma sei tu? Ma guarda che sei scemo. Ma porca miseria! Ma ti sei travestito? Ma anche tu? Guarda se sei brutto. Ah, sei bello tu, sei bello. Ma guarda che. Ma eri tu quello? Ma sono io. I carabinieri. Ma quello che va a tac-tac sei tu. Ma fatti un po'. Ma ora sei scemo. Ma dai. Buonasera, siamo sempre qui al paese di Cuccagna perché noi in effetti siamo i carabinieri. Qui rappresentiamo la legge, Pino Miller è fuori legge e meo legge. Scusate, c'è anche l'appuntato che... scusate un attimino. Brigadiere, cosa c'è? Mi scusi, sì. È un'emergenza. Comandi, mi dica. Ho visto una mucca che volava su di noi.
passava di là e ha puntato per piacere, scusate un attimino, l'ha puntato. L'ho vista, sì, ha puntato, si mette al suo posto, dicevo scusate, l'ha puntato, è un po' strano questa sera, però in effetti noi qui noi siamo sempre la legge. Scusate un... Brigadiere! Non gridi che siamo attaccati. Mi scusi? Sì, no. È una doppia emergenza. Cosa c'è? Due mucche, due, che volavano su di noi. Flop, flop, flop e dopo flop, flop, flop e da sì, questa parte sono andato. Appuntato per piacere. Scusate un attimino, lui è un po' distratto questa sera. È un po' strano. Però in effetti noi qui, in effetti siamo sempre alla legge. Brigadiere! Lo sapeva? L'ho preceduta. Mi scusi? Sì. Tripla emergenza. Sì. Tre mucche, tre che volavano sulla nostra testa, sì. Hanno fatto flop, 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 flop da questa parte e si sono dileguate. Sì. Basta! Appuntato, basta! Prima una mucca, poi due mucche, poi tre mucche addirittura che volano! Si vede che c'è un nido, no? Per piacere, scusate, abbiate pazienza. Abbia pazienza. Sono Giovanni Pautasso, faccio l'idraulico, tutte le mattine prendo il pullman e fra tre fermate devo scendere. Se ne frega, cioè voglio che può. Carice, parecchie, ma se la passerai. Sono sempre Giovanni Pautasso, faccio sempre l'idraulico, tutte le mattine prendo il pullman e fra due fermate devo scendere. Ma chi se ne faccia mai? Chi se ne frega? Cioè, ma non ho capito, ma può. Se faceva un appalcino. Sono sempre Giovanni Pautasso, faccio sempre l'idraulico, tutte le mattine prendo il pullman e la prossima fermata devo scendere! Sì, ma smetta di gridare, ma faccia quello che vuole, ma scenda, scenda! Sì, ma il tubo è il mio, né? Porca miseria, ma guardate dove l'ho capitato. Niente, niente da fare. Ma adesso come faccio? Ma me l'han detto, a me che... Ha detto, soffi lì che... Niente da fare. Appuntato! Cosa sta facendo? Eh? Cosa sta facendo? Comandi! Comandi! Stavo... Cosa sta facendo? Niente che... Non glielo dico al maresciallo, brigadiere, la prego, non glielo dico al maresciallo. Non si preoccupi, appunto. Comandi. Comandi, non dico niente, ma mi dica, ma cosa sta facendo? Ho bocciato la macchina del maresciallo, brigadiere. Ha bocciato la macchina di servizio? Sì, porca miseria. E la vedo che è tutta ammaccata, ma ho capito, ma cosa sta facendo? E niente, è successo che io ho preso la macchina stamattina, c'era il ghiaccio per terra. Sì. Zan, zan, zan. Patapum contro il pullman dei carabinieri. Patapim, patapim, patapim. Ammaccato di qua, ammaccato di là. Sì, ma si vede che è tutta ammaccata. Ma appuntato, ma cosa sta facendo? E niente, che sono andato dalla concessionaria. Sì. Mi hanno detto che per rimettere a posto dovevo soffiare dentro la marmitta e così tutte le lamiere tornavano a posto, capito? Lei soffia. Allora io... Ho capito. Allora gonfiano tutte le e torna tutto a posto. E le ammaccature si mettono a posto. Torna tutto a posto, lei capito? Soffia dentro la marmitta e poi tutto e quanto. E i bolli, puff, 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 si rimettono e mettono a posto. A posto. Appunto, capito? È a posto. Già. Lei è scemo! Lei è scemo! Ma, detto... ma cosa fa? Ma cosa soffia dentro la marmitta così la lamiera viene a posto? Me l'han detto. Ma cosa le han detto? Lei è scemo. Lei deve chiudere i finestrini, altrimenti l'aria esce. Comandi. Comandi, brigadiere.
sì, metta giù per piacere, comandi. Buongiorno, comandata. Sì, metta giù, ho puntato. Scusi, volevo salutarla. Sono già stressato dalla vita, dalla caserma, che bisogna trovare un hobby, un hobby, un passatempo. Passatempo. Passatempo, perché sennò qua io sono stressato in una maniera incredibile. Io l'ho trovato l'hobby, passatempo. Il passatempo. Passatempo. Io sono un grande pescatore. Ma va? Oh, già. A lei nel tempo libero va a pescare. Quando lei mi dà la libera uscita, io vado, prendo la canna. Sono un grande pescatore. Oh, complimenti, complimenti. Sono andato l'altro giorno a pesca. Lei non ci crederà. Eh, ho preso un'anguilla di 15 metri. Come, scusi? Un'anguilla di 15 metri. Una roba parae, guardi, una cosa incredibile. 15 metri d'anguilla. Ho messo lì, sono stato un'oretta. E poi dopo, senza il verme, senza niente, l'ho tirata fuori 15 metri d'anguilla. 15 metri d'anguilla. Oh, già. Complimenti. Grazie, complimenti. Grazie. Beh, anch'io, devo dire che c'ho l'obsi, il passatempo ce l'ho anch'io. Rilassa? Sì. Sono andato, vado a caccia io. Oh, bene. Vado a caccia, sì. Infatti l'altro giorno sono andato a caccia, ho visto due lepri. Prese, tac, prese subito. Bella, messe dentro, Poi sono andato un po' avanti, ho visto tre fagiani, tiraie, prese tutte e tre, via. Beh. Poi ancora ho fatto 100 metri, ho visto un rinoceronte, pom, e l'ho preso, no? Capisci? Poi non ero ancora contento, sono andato avanti, ancora ho fatto 150 metri, due giraffe, pom, l'ho preso, ma auto, no, sa smetter. Dietro il ciaspullo ho sentito un po' di rumore, guardato un leone. L'ho preso qua, in mezzo alla testa. Brigadiere, mi scusi, ma dove è andato a caccia? Nelle Langhe. Cioè, e nelle Langhe ci sono i leoni? Se non accoccia quest'anguilla, sì, mi fa una strage, eh? Ha capito? Giovanni! Oh mio! Giovanni! Giovanni! È un pasciorno, eh! Oh, Giovanni! Ma no, ma con Dio, Giovanni, sta tranquillo! Ci sono io qua, stai qua! Mi ricordo la nostra vita! Come se fosse un sogno! Oh, Giovanni! Ma ricordi quando che ci siamo sposati? Cosa mi ricordo, sì che mi ricordo, Giovanni! Abbiamo fatto il viaggio di nozze! Giovanni! Oh, me la ricordo, neanche più dove abbiamo fatto il viaggio di nozze! Oh, siamo andati a Andorra! Ma il mio Borgia Venezia, me! No, Giovanni! E la ricorda quando abbiamo fatto il decimo anno di matrimonio? Mi ricordo, sì, Giovanni! Quando ancora? Sì, Giovanni, è bellissimo! Siamo andati là! Giovanni! E a Desenzano del Garda! Che bello! Oh, Giovanni! E quando abbiamo fatto le 50 anni di matrimonio! Oh, che bello, mi ricordo! Giovanni! Ci sono io qua, la tua Rosina. Oh, Giovanni. signor! Oh, Giovanni! Senti, Rosina! Dimmi, Giovanni! Qua sul letto di morte! Ma no, fa ne imparai. Senti, tu non mi hai mai detto delle bugie, no? Ma per carità, Giovanni, ma ci mancherebbe di altro! Senti! Dimmi, Giovanni! Voglio sapere onestamente! Sì, dimmi, Giovanni! Ma tu? In tutta la tua vita? Sì, Giovanni. Mi hai mai tradito? E se poi non muori? Oh, Giovanni, Giovanni! Mamma mia, che giornata! Avanti un altro! Buonasera. Buonasera, signora. Mi posso accomodare? Prego, si accomodi, grazie, si accomodi dottore. Pure. Prego. Grazie. Mi dica, signora. Senta, io ci avrei un problema. Mi dica, siamo qua apposta. Scusi, la giornata è stata un po' terribile, comunque. Mi scusi se... Signora, abbia pazienza, non è che è il caso, voglio dire. No, è perché volevo spiegarle un pochettino il mio problema, dottore. Sì, può spiegarmelo anche, cioè voglio dire, vabbè, comunque mi dica. Senta, dottore, io non so che cos'è che mi succede, ma... Sì. Se mi posso veramente esprimere... Mi dica. È che io... C'ho sempre un certo languorino, diciamo così. Forse ha sbagliato, io non mi chiamo Ambrogio, sono il dottor Walter, quindi... Sì, non c'entra niente, io volevo un languorino, non so se...